ce ne sono troppi. Finalmente, ce l'ho fatta. Non ho abbastanza spazio. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Thank you.
Posso sfruttare questi per uscire. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Devo saltare, non c'è altro modo. Thank you.
Non riesco a capire. Utene tinchuka juntul, kai tinguotoch, techeno. In yume kuyalike, tu membinjan, na jove, tu yana lobe yanu belhai. Hats uts, masa. Si falten tu katen, yoxale tulo. Ma juntul tuli, juntul kai. Vale. Lara, se puoi sentirmi? Ci sono. Non siamo da un orato. Siamo in una grotta vicina. L'ingresso è marchiato con un airone e un'eclisse. Sto arrivando. Non ho abbastanza spazio. Forse potrebbero darci supporto. L'hai trovato? Era una trappola. Lo scrigno non c'era e... hanno preso un murato. Lo sappiamo. Stiamo pensando a un piano. La tengono prigioniera nel vecchio tempio. Hakan l'ha attaccato, ma l'hanno preso. Attaccheremo il ponte che porta alla prigione. Troppo aggressivo. E se mi arrampico qui, la libero e poi do il segnale d'attacco? Può funzionare. Ezli sta perlustrando il tempio nella città alta. Può trovarti un ingresso. Vado a parlare con lui. E noi ci terremo pronti a intervenire. Sì, d'accordo. Per sicurezza e forza. Ti ringrazio. Lara. La tirerò fuori. Quanti altri ribelli hanno preso? Ishik, Mashani Kubeitelin Wantag, Tintus Tachotul Magti Alujokol, Utsonop U Achkilich Kunesahil Kukulkan, Yale Batel Tambalilo, Balema Beichaki, Tuhel Kinove, Tenhelin Holpesikop Kachile, Bale, Belama Tubeitelin Batel, Mish Alkab Kim Beitelin Betik, Kulekelin Sene Kim Tubik Kik, Bale Laili Malov Achsol Nukene, Wabei Kachil. Tak bela. Chukin wet bisak by love. Kakachop ti cheop. Uchil tulaka lekaho. Tialupek sah olo. Tekun patilop taken kimikobi. Non se vado a salvarle. Ha. Jete lubukesah. Beish kananti lekano. Helu hal kaptikobe bello. Mishmak kun tukultik tech betech. Quattro. Hai detto che gli uomini erano cinque. Ha. Kolki holpesikop kachil. Vale machuk helbish ulakobo, mishmak kailech, min mashane kimesabih. Vedrò che posso fare. Mm.
Avrei dovuto fare qualcosa. Grazie ancora, Lara. È molto importante per il futuro di Paititi. Tutto pieno. Non ci sta nient'altro. Matto Fultic. Vai! Impossibile, non ci sta nient'altro. Oi, sosteni. Tak tun katale chaki mesen? No. Lela malobuking helbesba? Tiala halkapti kulakovo? Yetel akashtik kolki? No. Poma mi manda a liberarti. Fai silenzio e tieni gli occhi aperti. Kushan kolki. Ichle hupta novo. Timbuyahu yawaktik sutuk. Upachov, in Wokel Kushan. Kananta Bahau, etzoksahti le kushul bateila, vale la liyan patalobe, tahuna lehela chi me sale. Qualche misero ribelle non riuscirà a intralciarmi. Ha! Hatsbeyo, ma pacta hovet eteli, che sbeyu batelovki sine. C'è in gioco la loro sopravvivenza. Tutti questi soldati morti, molti più ribelli che cultisti. Cacevano chic in Topikonov. Chen humpel batelilo chelbe shunahe. Beishan in Tugul. Minanu Nukolov, Malov. Yetel Mishuts kanzani lobby.
chokili uhet tantike. Beili kun uchulo. Hach wahel un binton utsil waminan kukulkantik winalone. Parla di qualcosa nei dintorni. Schiena contro schiena si ergono i fratelli, uniti dalla battaglia. Sono qui ai piedi di colui che osserva il serpente all'ombra. Avrei dovuto fare qualcosa. Ora hanno preso un Uratu. E gli altri ribelli li useranno come monito. Dio, che casino. Grandioso. Il travestimento da guardia del serpente è perfetto. Ho la frase d'accesso per la prigione dove tengono mia madre. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Grazie. La tireremo fuori, Ezley. C'è dell'altro. Hanno catturato Akan. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. È il padre della mia amica Kiyara. Non dire altro. Se venisse sacrificato. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Geluveita la mane. Quanto continuerete con questa ridicola ribellione? Finché non vinceremo e ci sbarazzeremo di tutto. Sai chi sono? Amaro, ricordati chi sei. Io sono uno di voi. Certo. Per questo mi hai fatto arrestare. Se mio fratello fosse vivo, riposi in pace. Già, lui direbbe che i conflitti sono uno spreco di tempo. Torna a casa. Sono a casa. Questa è la mia casa. Un Uratu prova soltanto a immaginare come prospererà Paititi quando sorgerà un nuovo mondo privo di minacce esterne. Sei tu l'unica vera minaccia.
Vuoi ricreare il mondo? Tutti creiamo il destino. Insieme perfino adesso. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per Paititi. Tutto! Quando era divisa, l'ho unificata. Sono l'unico che vede la vera minaccia qui. Tu vai e vieni, come se le tue radici non fossero qui. Sì. Io ho vissuto nel mondo esterno e so che cosa sta per arrivare. Sta avanzando, cresce ogni giorno. Paititi non può sopravvivere all'invasione e tutto quello che siamo verrà usurpato o distrutto. Allora dovremmo combattere tutti insieme, secondo l'usanza del nostro popolo. Ridando vita al sole, eh? Purtroppo quello renderà Paititi sicura solo per poco, ma poi non potrà impedire che venga scoperta, che venga invasa. Il nostro destino così sarà segnato. No! No, noi dobbiamo essere preparati. Devi fare una scelta. Unisciti a me. Mi serve la tua intelligenza, la tua resistenza nel mio mondo. Un mondo dominato dal culto di Kukulkan. O dovrei dire Trinità. E se il potere che vuoi, puoi averlo. Aiutami adesso, rendi Paititi un posto sicuro e poi, puoi starne certa, potrai governarla come vorrai. Io ti lascerò il trono. Te lo giuro. No. Io troverò lo scrigno e ridarò vita al sole. Possa la sua luce giudicarti. Ma perché hai così poca stima di me? Riportatela nella sua cella. Potete anche rinchiudermi, ma non tradirò mai il mio popolo. No, ma sappi che dovrai deluderlo. Lo scrigno non c'è. È un missionario, Andres Lopez. L'ha rubato 400 anni fa. Cosa? Sì, hai sprecato la tua vita cercando nel posto sbagliato. Ora vattene. John, so dove si trova. Io entro. Ok, stiamo arrivando. Hai sentito la scossa di prima? Sì, anche quando ero nel cenote. Era una avvisaglia. Il terremoto si scatenerà presto. Dobbiamo sbrigarci. Sì, prima tiriamo fuori un orato, poi andiamo a cercare lo scrigno. Thank you.
Sasten, mishmak helubeita luyokole. Baste tankamo. Hetz basho katukultik. Tingualik tech. Jan bash tinguja. Tutsi. Kabetin litsik im bau. Jan guaku jantar. Ulak pateli tu haki. Zeliges makin ba mantats. Ho superato il fiume, sono quasi alla prigione. Ci sono guardie dappertutto. Ci dirigiamo verso il fiume. Ti ricontatto quando siamo lì. Ok. Ah!
Lo so. Sarò costretta a piegarmi ad Amaru. Tutto ciò che ho fatto fin dalla morte di Saidi sarà perduto. Non lo permetterò. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Qualcuno deve trovare lo scrigno. Se il sole non viene rivitalizzato o il mondo ricreato, tutti saremo distrutti. Ho trovato un altro indizio. Forse. I tatuaggi sul tuo braccio, l'airone e l'eclissi. Gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremisi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sin Chichika, l'ultimo imperatore di Paititi. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa, lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio, non sa che cosa cercare. Ci saranno guardie dappertutto. Riusciremo ad evitarle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Come sta, Ezli? Bene. Mi ha aiutato a trovarti. Dovrebbe essere con Uchu. Jana, sono con Unuratu. Magnifico. Ezli le vuole parlare. Madre, mandiamo rinforzi. Vuoi che aiuti Uchu o che sfrutti la situazione per conquistare l'area? Finché sono via, sei tu il capo, Ezli. Segui l'istinto. Le scalanco ele lo puzzi, a spilla puccio. Lechelo, telo, ichi lechi uovo, shena wile, tu sebani. Andiamo. Di la papa. Ah!
sarà l'ultimo. Per ora. Sbrighiamoci. Fai strada. La zona è sicura. Andiamo. Intruso! Onorato! Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte. Ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non so. Non capita mai che quelle creature entrino qui? Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil? Yashil? Erano alti e veloci, e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più. Aprila con la chiave che ti ho dato. Che è successo agli Yashil? Ci sono tante leggende antiche, ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio pubblico. Di un ribelle? Dobbiamo fermarlo. No. Non senza nulla. Stammi vicino e fa come me. La folla potrebbe aggredirci. Di qua. Junkinesh, Uchkilich, Orgonesh. Che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Uluratu, la vostra regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarsi. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina l'eclissi. Guarda cosa fa. Con questo sacrificio redimeremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi.
fermare la violenza. La vede come un mezzo per i suoi scopi. Hanno paura. È fatto bene. Non mancano altri. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Kuwait alla mano. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John. Siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Unuratu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte.